vi parlo della grande montagna nera, del Makalu. Il Makalu, alto 8.485 metri, è la quinta montagna del mondo. Sta fra il Tibet e il Nepal, è bellissimo come forma, specialmente da sud, ed ha un versante nepalese abbastanza esplorato, ci sono parecchie vie, mentre il versante nord, quello cinese, tibetano, non è neanche studiato o esplorato, ci sono tantissime possibilità per le generazioni future di fare grandi scalate, grandi prime da quel versante. Nessun 8.000 metri l'ho tentato tante volte come il Makalu. Questo 8.000 mi ha visto ben 4 volte. Siamo in piena corsa agli 8.000. Nell'86 volevo fare tutti e due che mi mancavano, il Makalu e il Lhotse. Volevo finire sotto tutti i costi, non soltanto per vincere la gara, un po' c'era questa voglia, però volevo essere libero per altre idee, per altre possibilità che offriva la mia vita. Volevo fare d'invernale il Makalu in gennaio-febbraio. Poi in autunno volevo salire il Lhotse per la parete sud. Sul Makalu però ero già fallito 2 volte, ero andato nel 74 a tentare la parete sud con un gruppo austriaco e eravamo falliti a 7.500 metri dopo che il tempo in maggio diventava sempre più brutto. Poi nell'81 ero ritornato sul Makalu sperando di poter fare una traversata, salita per la cresta est, discesa per la via normale. Ero con Doug Scott, un alpinista fortissimo inglese, però in quel periodo, mentre stavo al campo base, era nata a Kathmandu mia figlia Leila. E siccome era piccolissima, ho lasciato il campo base e sono sceso a Kathmandu perché volevo vederla e sapevo che il Makalu poteva aspettare, mentre mia figlia no. Così dovevo ritornare e ho preparato questa invernale, una invernale su un 8.000 che non era mai stato scalato in invernale. Volevamo farlo in due, Hans Kammerlander ed io, senza le bombole e per la via classica scalata la prima volta da francesi nel 55. Avevo salito gli 8.000 metri in primavera, d'estate, in autunno. Avevo fatto vie nuove, ero andato da solo e con grandi gruppi. Volevo sotto tutti i costi fare anche uno degli 8.000 metri in periodo invernale. Ero fallito già nell'82 sul Chouyou e questa volta per gennaio-febbraio 86 avevo scelto il Makalu, forse l'invernale più difficile in tutto l'Himalaya perché la via dei francesi sta a nord-ovest, esattamente sul versante da dove vengono tutti i venti dal Tibet. Ed eravamo soltanto in due alpinisti, assieme a questo gruppo della RAI, la quale faceva un film, un documentario su questa ascensione. Hans Kammerlander ed io, preparando la via parzialmente con le corde fisse, siamo saliti lentamente, perché spesso il brutto tempo, il vento ci ha spinti giù al campo base, verso il Makalu là, da dove speravamo poi di poter fare in volata la salita verso la vetta. Siamo andati su a metà di febbraio, un po' prima, verso questo Makalu là, e abbiamo capito subito che oltre il Makalu là a 7.500 metri non si poteva andare avanti. Siamo ridiscesi per questo canale, stando molto attenti, cauteli,
perché il vento con una forza oltre i 100 km orari ci poteva spingere via dalla parete. E avevamo capito non soltanto per questa settimana, che era impossibile rischiare di più. Non ha senso. Non ha nessun senso di continuare. Siamo settimanalmente, siamo andati su oggi fino a 7,5, sperando che sia bello. Ieri era bellissimo, però non abbiamo nessuna chance di continuare, e così preferiamo con questo brutto tempo di rinunciare. Non ha senso correre contro la morte. Dopo il fallimento della spedizione Makalu invernale, ho dovuto un po' cambiare il mio programma dell'86. Ho cancellato il permesso della parete su Telozze perché volevo fare in autunno 86 due grandi 8000 in un'unica spedizione, prima il Makalu e poi il Lozze. Ho invitato per questa spedizione di nuovo naturalmente Hans Kammerlander, fortissimo, altro tessino, e doveva venire anche Friedel Mutschlechner, un alpinista altrettanto bravo, il quale era già venuto con me nell'82 sul Kangchenjunga, terza montagna del mondo. Per noi tre non era necessario allenarci appositamente, loro due sono guide alpine, sempre attivi. Io volevo andare prima per stare in forma in Tibet. Però abbiamo dovuto preparare un po' il materiale, così siamo andati da Ferino a studiare delle tende nuove, superleggere per questa spedizione che di parte doveva andare in volata. Abbiamo controllato, collaudato ancora una volta il nostro equipaggiamento, e adesso vorrei vedere un film che fa capire un po' gli studi che vengono fatti per questo materiale. Vediamo la Galleria del Vento, dove abbiamo controllato, collaudato le nostre tende che devono sopravvivere in bufere, in venti oltre 100 km orari. Mi è già capitato sul Kangchenjunga che due tende si sono rotte, e da allora che studio meglio questo equipaggiamento. Per la fila, anche nella Galleria del Vento, abbiamo guardato se le cuciture sono forti abbastanza in venti di 100 km, 150 km orari. E questi studi fatti già da anni, collaboro da più di 10 anni con la fila, hanno aiutato a sviluppare delle tute, delle ciacche a vento, delle tute intere che ci permettono di sopravvivere anche in situazioni veramente limiti. Il problema più grande non sono gli strappi per il materiale, più che altro l'impermeabilità, perché bisogna sapere che non c'è soltanto l'acqua, la neve dal di fuori, c'è il vapore dall'interno che devi uscire, e oggi i nuovi materiali per fortuna accettano che noi possiamo stare asciutti internamente. È molto importante che una tuta del genere ci lasci abbastanza caldi anche con 40 gradi sotto zero, e questo una prova che per vedere che fuori abbiamo 40 gradi sotto zero, mentre internamente nella tuta rimane per delle ore la temperatura normale di 36-37 gradi sopra di zero. Naturalmente in alta quota questo è possibile soltanto con l'energia, col caldo del nostro corpo. Muovendoci possiamo tenere sempre la stessa temperatura internamente, mentre fuori abbiamo sempre 40 gradi sotto zero sul Lozze. Questo autunno sicuramente avevamo una temperatura ancora più bassa. Per l'autunno dell'86 ho preparato due spedizioni su due 8000 grandi. Per Hans, Friedel e me non era necessario allenarci durante la marcia di avvicinamento, per nessuno di noi. Però questa marcia serviva per avvicinarci al campo e per acclimatarci.
Siamo in pieno monsone. Fa caldo e piove spesso. Da tutta l'estate e fino agli ultimi giorni di settembre spira il vento costante che proviene da sud-est e da sud-ovest, si carica di umidità sull'Oceano Indiano e porta continue precipitazioni su questo versante della catena himalayana. Non sembra certo l'epoca ideale per una spedizione alpinistica. Invece è proprio in agosto che normalmente si compiono le marce di avvicinamento alle grandi montagne nepalesi. Così, appena le prime schiarite ci annunciano la fine del monsone, siamo pronti ad iniziare la vera e propria scalata. Essendo una spedizione relativamente leggera, abbiamo con noi quasi 3 tonnellate di materiale. Non sono solo le attrezzature alpinistiche, c'è anche un impianto radio per i collegamenti, le macchine da presa degli operatori della televisione, la cucina da campo, con viveri per almeno 2 mesi, le bombole di gas e il kerosene per cucinare. Tutto questo materiale sarà depositato al campo base del Makalu da almeno 100 portatori necessari per il lungo avvicinamento. Dovremo percorrere più di 250 km di stretti sentieri che attraversano le valli che precedono le imponenti cime himalayane. Man mano che i giorni passano, saliamo lentamente di quota e il paesaggio cambia completamente. Da un ambiente tropicale con fitta vegetazione e alberi altissimi, passiamo rapidamente a pietraie dove è raro trovare anche un solo cespuglio. Un lungo avvicinamento prima di tentare la scalata di una montagna alta più di 8.000 metri è per noi di fondamentale importanza. Graduale acclimatizzazione all'alta quota. Se fossimo trasportati direttamente in elicottero al campo base del Makalu a 5.400 metri di quota, il brusco cambiamento di pressione con la rarefazione dell'aria ci creerebbe gravi problemi di salute con il rischio di un edema cerebrale. Finalmente, il 30 agosto, dopo 10 giorni di cammino, raggiungiamo il campo base ai piedi del Makalu. Mentre iniziano lavori per il montaggio delle tende, diamo un primo sguardo alla montagna. Subito mi accorgo che non ci dovrebbero essere problemi di neve. Tranne qualche pericoloso accumulo che può provocare una valanga, la montagna sembra abbastanza pulita. Ho subito l'impressione che questa volta ho molto più possibilità di raggiungere la vetta. Il Makalu è l'unico 8.000 che ho tentato di salire per 3 volte e mi ha sempre respinto. Si parla tanto di campo base, ma pochi sanno come funziona un campo base. Ma chi di campo base veramente si intende è Renato Moro. Lui non ha soltanto organizzato delle spedizioni proprie, lui era il nostro manager del campo base, lui era chi organizzava tutto il nostro campo base, chi faceva affinché la nostra ascensione quasi diventava un tipo di ferie. Normalmente si parla sempre, spesso soprattutto nelle spedizioni, di campo base. Cos'è? È il luogo posto alla base di queste montagne, raggiungibile dai portatori di bassa valle, portatori in certi casi, oppure altri animali da somma, ad esempio gli yak o i cavalli. È un luogo mediamente posto a 4.500 metri o 5.500, come nel caso del Makalu o nel caso dell'Everest. Ecco, in questo luogo che deve essere assolutamente sicuro, cioè privo di qualsiasi pericolo di ogni genere, dalle valanghe, dalle frane, possibilmente anche riparato dal vento, si installano delle tende, e si installano delle tende per dormire naturalmente, ma anche delle tende per vivere insieme, una tenda grande, una tenda mensa, perché questo è anche il luogo in cui è possibile consumare dei pasti caldi, è possibile
trascorrere delle giornate assieme al riparo dal vento, alle altre avversità atmosferiche, programmando l'ascensione, i campi alti. È un luogo in pratica di riposo in cui si recuperano energie che servono poi per proseguire, per installare i campi in quota e per raggiungere naturalmente la vetta. Campo base, ognuno ha un suo compito specifico da fare, c'è chi prepara i materiali, c'è chi controlla i viveri, c'è chi controlla che tutto funzioni regolarmente, come le radio ad esempio per i collegamenti con Kathmandu, con la città più vicina. È un luogo veramente ideale, è quando si può porre un campo base al riparo dal vento, soprattutto su un terreno, non su ghiacciaio ad esempio come capita per il campo base dell'Everest, in cui è sì piacevole stare, però si ha l'impressione si è letteralmente soffocati da questa muraglia di ghiacci che ci sormontano, che soprattutto circondano il campo base. Qui spesso ogni tanto si ha anche l'incontro con il Meiran, cioè con questo personaggio che collega il campo base con la civiltà. Ogni 2-3 settimane c'è uno sherpa, un portatore veloce che raggiunge la città più vicina per portare notizie, per portare qualche lettera. E anche il luogo, quello che vediamo, in cui è possibile collegarsi e trasmettere quotidianamente, se il caso lo richiede, delle informazioni, delle notizie, soprattutto anche per riceverne, soprattutto anche per richiedere delle previsioni, delle situazioni meteorologiche. Questo aiuta moltissimo naturalmente nel programmare poi quella che è l'ascensione vera e propria alla cima. Noi sicuramente siamo stati molto contenti di questo campo base. Lì ci siamo ripresi abbastanza velocemente e da lì siamo partiti per la salita, per i campi alti, per la vetta. È il primo settembre. Come ogni mattina, i nostri primi pensieri sono per il Makalu. Le condizioni del tempo non sono bruttissime e sicuramente già domani partiremo per installare il primo campo avanzato. Occorre preparare tutto con molta precisione. Il briefing finale non serve solo per controllare tutte le attrezzature, ma soprattutto per dividere i compiti, definire le responsabilità e gli obiettivi. Anche a conoscere le piccole radio che ci saranno indispensabili per i collegamenti. La tattica che ho deciso di attuare in questa classica spedizione è quella di avere 2 o 3 campi avanzati dove potersi riparare e recuperare le forze nelle soste in alta quota. Il lavoro di trasporto dei materiali per installare i campi, di preparazione della via, durerà parecchi giorni e anche se non siamo ancora perfettamente acclimatati, dobbiamo iniziare la salita. Non siamo sicuri che il tempo si mantenga bello ed è meglio utilizzare questi giorni in cui il monsone sembra scomparso. Rapidamente abbandoniamo la morena e saliamo sui grandi ghiacciai. Sole alto nel cielo e i riflessi della neve scaldano lo strato d'aria vicino al suolo. La temperatura si alza rapidamente, molto sopra lo zero. Nonostante la salita verso il punto dove intendiamo installare il primo campo duri tutto il giorno, non sentiamo la fatica.
Noi, che non abbiamo grossi carichi, riusciamo a procedere abbastanza velocemente, ma i portatori, con i materiali e le attrezzature televisive, sono in difficoltà. Li vediamo salire lentamente sul divaio. Non ci resterà altro che stare qui, almeno per questa notte. Avevamo intenzione di venire dal campo base fino a un campo primo a 6600 metri, però per il caldo, per il fatto anche che le sciarpe che portano tutta la roba per la televisione sono partiti troppo tardi, tutta la neve si è bagnata e non possono più andare avanti, sono stanchi morti, hanno chiesto di poter andare indietro e così noi faremo qua un campo così bivacco e domani mattina col bel tempo, con la neve dura che di notte diventerà sicuramente dura, speriamo di raggiungere la quota 6600 metri dove ha intenzione di fare il primo campo e nel futuro dovremo partire molto più presto al campo base di notte per poter andare su con la neve dura e non con la neve molla che alle sciarpe viene fino alla pancia, mentre a noi va bene perché abbiamo gli sci e con gli sci si può camminare anche con la neve abbastanza molle. You help us to measure up the camp? La mattina del 3 settembre smontiamo il campo provvisorio e partiamo verso quota 6600, il punto prefissato per il campo 1. Dopo solo 4 ore di cammino siamo sul posto e iniziamo a montare le tende. Il posto è ideale, sto bene. Non riuscirei a dormire sotto il costante peso di pericoli. Dopo tante spedizioni in stile alpino, nelle quali lo stress è molto più grave, posso godermi l'aiuto degli sherpa. Mentre loro sistemano i materiali, Hans, Friedel ed io andiamo più avanti per vedere da vicino il canalone che porta al colle del Makalu. La ricognizione non ci rende certo allegri. Il canalone è coperto da un grande strato di neve instabile. Tentare di salirlo ora significherebbe rischiare di provocare il crollo di tutta la massa nevosa. Sarebbe una valanga di tali dimensioni da ucciderci e nello stesso tempo da distruggere anche il campo appena installato. Dobbiamo aspettare qualche giorno che il sole o il vento facciano stabilizzare la neve. È meglio tornare al campo base. La vita in una tenda ad alta quota non è certo piacevole. Non consente di recuperare le forze necessarie per continuare l'ascensione. Sembra assurdo per chi non ha esperienza d'alta montagna scendere a volte anche di 2000 metri per poi risalire dopo uno o due giorni, ma si deve tener conto che dopo i 5600 metri il corpo umano non riesce mai ad adattarsi completamente alla quota. Il sonno diventa difficile, non si riesce più a recuperare tutte le energie consumate durante la salita.
Mentre siamo al campo base, gli altri alpinisti e gli Sherpa portano il resto dei materiali al campo 1 e da lì iniziamo a tracciare la via per superare il canalone. Si procede lentamente. Appena viene fatto un tratto di salita, si pongono delle corde fisse lungo la parete di neve per potersi assicurare durante la discesa e la successiva salita. A turno e con molta prudenza ogni giorno apprezziamo un nuovo tratto. È faticoso. Il freddo, il vento e soprattutto la quota consumano rapidamente le energie accumulate al campo base. Il respiro diventa sempre più rapido e il cuore martella senza sosta. Il lavoro di attrezzare il canalone è durato una settimana. Riusciamo finalmente a raggiungere il colle. È il 9 settembre. In cima piazziamo il campo 2. Forse, se tutto va bene, non sarà necessario fare un terzo campo a 8.000 metri. Il giorno 19, insieme ad Hans, Friedel e 4 Sherpa, parto per il primo tentativo di raggiungere la vetta. Raggiungiamo i 7.800 metri e siamo costretti a installare un terzo campo. Le condizioni della neve sono pessime ed è impossibile raggiungere la vetta direttamente dal campo 2 in un solo giorno. Questo è il contatto radio delle ore 13. Ecco, noi siamo partiti da Belliazzo. Mezz'ora dopo Friedel è ritornato perché era troppo stanco, forse aveva bevuto troppo poco. Ritorno al 2 o al campo base. Noi siamo un po' sotto gli 8.000 metri, un traverso molto precario, un po' pericoloso, per la neve che fa tavole, e siamo troppo lenti in due per battere pista. La neve dappertutto è alta e scivola e non sta, e le sciarpe potrebbero non andare qui. Qui dovremmo fare tutto da solo. Siamo un po' sotto gli 8.000 metri, dovremmo ancora salire, forse lo facciamo anche un spottone di ghiaccio, e lì saremo a 8.000, però è già troppo tardi per andare in cima oggi. Torniamo o all'1 o al campo base, al 3 sicuramente no. Il campo base era il posto per riprendere e lì al campo base c'era anche un gruppo dell'equipe Enervit a fare degli studi. E abbiamo adesso con noi il professor Sassi, che è venuto con noi in questa spedizione a fare degli studi scientifici, e lui stesso adesso ci commenterà un filmato che è stato fatto a questo campo base a studiare meglio quello che succede in noi in alta quota. Professor Sassi, che cosa ci dice su questi studi fatti all'Ozzi e al Makalu in questo autunno? Il significato principale di questi studi è stato quello di completare i rilevamenti che già avevamo iniziato nelle spedizioni precedenti, con questa collaborazione, con questo scambio reciproco di informazioni tra Equipe Enervit e Mesnet. E in particolare abbiamo completato i rilevamenti con questo cardiofrequenzimetro, che è il test equipe, uno strumento appunto che è stato messo a punto da noi per la ricerca in queste situazioni pratiche, reali, cioè sul campo oppure nelle esperienze reali che si fanno, che gli atleti fanno. E in questo caso vediamo per esempio l'esecuzione di uno step test, che è una prova per la determinazione indiretta del massimo consumo d'ossigeno. Abbiamo visto per esempio che la tua efficienza ai 5.400 metri del campo base, dopo quella lunga permanenza che hai fatto a oltre 5.000 metri, era pari a quella che generalmente un soggetto della tua età possiede a livello del mare. E quindi c'è stato un notevole adattamento del tuo organismo a queste quote,
dovuto sia al lungo tempo di permanenza appunto, sia al fatto che ormai si è andato parecchie volte sopra quote superiori ai 5.000 metri. Ecco, tutti questi dati noi poi li abbiamo raccolti ed elaborati e sono confluiti in un insieme di altri dati che già avevamo raccolto con Moser e quindi anche in esperienze molto diverse da queste, ma che avevano come denominatore comune il fatto di essere state vissute a quote elevate. Quindi abbiamo approfondito i problemi della prestazione umana in situazioni nelle quali c'è una certa carenza di ossigeno e da lì poi abbiamo tratto spunto per approfondire i nostri studi sui vantaggi e gli svantaggi che può dare l'ossigeno, come per esempio la formazione di radicali liberi e i modi per combattere questa formazione di radicali liberi. Io sono molto contento per questi studi perché sono interessato nel mio corpo, non soltanto nella montagna. E dopo questi studi noi siamo ideali per essere oggetti di studio in questo campo. Non c'è altro che potrebbe essere ideale come oggetto di studio come noi in questa situazione. Ci siamo messi a disposizione volentieri e adesso sapevamo anche di più come siamo acclimatati e acclimatissimi, molto bene acclimatati direi. Siamo partiti per l'ultimo assalto, per l'ultima salita che questa volta veramente ci doveva portare in vetta. Ormai siamo sul Makalu da 20 giorni e tutti sono perfettamente acclimatati. La via è ormai preparata. Nei campi avanzati ci sono viveri e gas. Ora, partendo dal campo base, in 3 o 4 giorni si potrebbe tentare di raggiungere la cima. Giuliano De Marchi, il nostro medico, e Denis Ducrot, guida alpina di Chamonix e operatore d'alta quota, il 22 settembre tentano di salire in vetta al Makalu. Hanno dormito al campo 3 e lentamente, passo per passo, seguono le mie tracce, fino a 8.000 metri. Giuliano è veramente determinato. A tutti i costi vuole arrivare in cima. Si ferma solo alle 9 di sera, a poche decine di metri dalla vetta. Riescono in discesa, guidati dalla luce della luna, a scendere e a ritrovare a lunedì notte il campo 3. Ritorneranno il giorno dopo al campo base. Giuliano ha dei congelamenti alle mani. Makalu l'ho trovata una montagna, soprattutto in queste condizioni, l'ho trovata una montagna estremamente dura e difficile da fare. Abbiamo trovato una neve quasi impossibile, era un procedere lento, lentissimo, ogni passo costava uno sforzo indicibile, soprattutto uno sforzo di volontà. Si procedeva molto lentamente e non ci si avvicinava mai a questa cima. E veramente più che uno sforzo fisico è stato uno sforzo soprattutto di testa, di volontà. Non so se è veramente un compagno, posso solo dire che la sua testa è come una pietra. L'altro ieri, quando erano più o meno le 3 e le 4 di pomeriggio, proprio Giuliano ha preso la decisione di continuare. Il sole era tramontato e non si vedeva quasi niente. Non pensavo che bisognasse faticare così tanto per poi non raggiungere la cima. E lui, malgrado tutto, ha insistito per continuare. E quando la luna è spuntata, abbiamo incominciato a vedere qualcosa. E così, all'attacco dell'ultimo tratto, quello un po' più tecnico, ho cominciato veramente a credere di poter riuscire.
per quello che ho fatto, è proprio a lui che lo devo. Dopo l'avventura di Decaux e di De Marchi, ero convinto che ora la vetta era portata di mano. Mentre loro scendevano al campo base, Hans, Friedl ed io iniziavamo nuovamente a salire. Tutto questo movimento della nostra spedizione, insieme al fatto di aver sistemato i campi intermedi, fatto le tracce e attrezzato con corde fisse tutti i tratti più difficili della via, spinge anche il polacco Wilicki e lo svizzero Marcel Ruedi, uno degli alpinisti più determinati a vincere la corsa agli 8000, a tentare di salire in vetta. L'incontro al campo 1 e Marcel Ruedi mi annuncia di voler salire in vetta sulla via da noi preparata. Non avrei mai immaginato che quella era l'ultima volta che avrei visto Ruedi vivo. Comunque, Wilicki e Ruedi partono due giorni prima di noi sulla nostra via. Li vediamo dal basso mentre salgono. Il 25 arriviamo al campo 2 e incontriamo il polacco Wilicki. Hanno raggiunto la vetta il giorno prima e Ruedi deve aver bivaccato in quota o utilizzato il campo 3 nostro. Lo abbiamo visto scendere e siamo preoccupati. Ruedi è un forte alpinista e si sarà fermato per la notte più in alto. Intanto noi proseguiamo verso il campo 3. Purtroppo le cose non erano andate come speravo. Questa è la registrazione del contatto radio tra il campo 3 e il campo base delle ore 16 del 25 settembre. Notizia molto tragica. Ruedi è morto. Sta circa 100 metri sotto il campo. Morto, non sappiamo perché, forse esaurimento. Noi non possiamo più fare niente. Wilicki al colle e aspetta, non sa ancora niente. Due serpa abbiamo mandato indirettamente giù dal morto, il quale noi l'abbiamo visto dall'alto. Hanno detto che è morto, che non è niente da fare e sono corsi al colle da Wilicki. Se no Wilicki non potrà salire oggi perché sarà troppo stanco. Anche noi non possiamo più fare niente. Siamo nel frattempo in questa notte nel campo 3 perché abbiamo fatto 1300 metri di quota e vogliamo sostare, non sappiamo che cosa facciamo domani, passo. La morte mi sorprende sempre, anche se la incontro spesso sulle montagne. Non avrei mai creduto che un grande alpinista come Ruedi, che ha salito 10-8000 metri, morisse. Ma la cima del Makalu è sempre nei nostri pensieri. Il tempo è bello, ma potrebbe cambiare molto velocemente. Siamo ancora in epoca monsonica. Se nevicasse, dovremmo ricominciare nuovamente a fare tutte le tracce. Il 26 settembre, Hans, Friedl ed io partiamo. È l'alba. Procediamo lentamente per alcune ore. La fatica e la quota non ci permettono che di fare pochi passi alla volta. Dobbiamo fermarci e cercare di catturare il poco ossigeno presente nell'aria. Friedl sta benissimo, meglio sta bene per essere a più di 8000 metri di quota. Finalmente,
Alle 11.30 del 26 settembre raggiungiamo la vetta del Makalu. Siamo stanchi. Queste sono le sole immagini che Friedl è riuscito a riprendere. Tirare fuori dalle tasche la piccola macchina da presa è stata una prova di forza. Mi chiedono spesso che cosa ho provato sulla vetta di un 8000. In cima mi sento al limite di questo mondo severo e infinito. Ma provo la gioia, forse, anche lo sfinimento, il freddo e dopo pochissimi minuti la voglia di scendere e tornare al campo base, al caldo, verso gli amici, verso la vita. Finalmente ero riuscito a salire il 13° 8000, la grande montagna nera, il Makalu. Ci volevano ben 4 tentativi a fare questo Makalu, il 13 non mi portava subito fortuna. Adesso dovevo spostarmi dal campo base del Makalu al campo base dell'Ozio, un lungo tragitto, e non potevo per questo rilassarmi. Ero ancora teso, concentrato. Sul finale volevo, come ho detto, per tutti i costi finire con gli 8000 metri in questo autunno 86. Nella prossima puntata, domani, vi invito a seguirmi in questo trasloco dal Makalu all'Ozio. Potete seguirci nelle valli bellissime che stanno attorno al Makalu all'Ozio, nella zona del Kumbu.